Apriamo la pagina dello sport con il volley. Trentino Itas impegnata in Germania anche oggi per il secondo concentramento della main phase di Champions League 2021, anche se la netta vittoria di ieri per 3-7-0 contro il Novosibirsk ha già permesso ai gialloblu di staccare il biglietto per i quarti in anticipo. I tedeschi del Friedrichshafen, che sono la squadra ospitante, hanno dovuto infatti dare forfè a causa di diverse positività al Covid. La partita di oggi alle 17 contro i cechi del Karlovarsko dunque non sarà fondamentale ai fini della qualificazione. Intanto la bella vittoria di ieri ha soddisfatto la squadra. Sentiamo allora le interviste, partendo da quella di Totò Rossini, che ieri ha conquistato anche un'altra vittoria la mattina. Infatti, in videocollegamento dalla sua stanza d'albergo, ha discusso la tesi e si è laureato in ingegneria gestionale all'Università di Modena e Reggio Emilia. Allora, sentiamolo. È una giornata bellissima per me, davvero penso che ricorderò in tutta la mia vita. È partita stamattina alle 9, quando insomma mi sono collegato dalla camera in giacca e cravatta, e è andata bene lì, è andata bene in campo, quindi sono felice di poter festeggiare stasera un pochino, perché poi domani si torna in campo, però sono davvero davvero contento. Ringrazio la squadra per questo bel regalo. Ringrazio la società che mi ha dato il permesso di poter fare questa discussione questa mattina, e penso che l'abbiamo ripagati tutti i nostri tifosi con una bella prestazione. Siamo molto felici dopo questa partita, era una partita molto importante per prendere questo primo posto nel nostro gruppo. Adesso siamo già qualificati per la quarta di finale del Champions. Questo è un passo molto importante per questa stagione. Chiaro che siamo contenti, siamo venuti qua con l'idea di completare l'opera che i ragazzi fecero nel primo turno, situazione rimaneggiata. Oggi è una partita sulla carta più complicata, i ragazzi sono stati precisi, concentrati, e penso insomma che abbiamo avuto sempre in mano il gioco, e quindi è una bella vittoria.